Con grande piacere, vi condivido il fatto che il 17 luglio di quest'anno abbiamo avuto l'ok da AIFA per poter, finalmente commercializzare la nuova indicazione di Traslarna che permette ai bimbi dai 2 anni in su di poter avere accesso ad una cura che comunque può radicalmente cambiare la loro storia naturale. È una cosa molto importante perché in tutti questi anni abbiamo lavorato tantissimo per cercare giustamente di attivarci verso una diagnosi molto precoce affinché effettivamente nel momento in cui ci fosse stata anche questa possibilità i bimbi potessero guadagnare davvero qualità di vita. Consideriamo infatti che il Traslarna, utilizzato ovviamente sui bimbi che hanno la possibilità di poter avere dei benefici da questo farmaco, può oggettivamente permettere ai bimbi di allungare il periodo di adolescenza normale, nel senso che i bimbi possono guadagnare sino a 5 anni di deambulazione. Questo è un cambiamento importante, ovviamente tutto legato, come sempre, visto che e questa è l'attività che noi facciamo, è cercare di creare un bridge sino a quando arriverà, magari speriamo tutti, una terapia genica che possa risolvere definitivamente il problema e quindi curare la DMD. Stiamo lavorando tantissimo anche in un'altra patologia, il deficit della decarboxilasi di L-aminoacidi aromatici, che poi tecnicamente la chiamiamo AADC deficiency. Anche in questo caso entriamo in un ambito particolarissimo del neurosviluppo, visto che è una malattia neurometabolica, che di fatto porta i bimbi purtroppo a non avere il controllo dei movimenti. Immaginatevi un bimbo che non riesce a tenere la testa dritta. Questa patologia è davvero estremamente invalidante quanto la DMD, però oggi si stanno sviluppando delle opportunità, noi siamo tra questi e abbiamo appunto nella nostra pipeline una terapia genica che potrebbe risolvere in maniera definitiva la patologia e dare ai bimbi la possibilità di vivere una vita normale. Insomma, PTC da questo punto di vista è molto impegnato, siamo molto felici di poter condividere queste nostre evoluzioni, speriamo appunto in futuro di poter dare ancora più contributo a questo mondo delle malattie rare.